Ciao Bagai! Questa sera lascio i miei adorati monti e mi dirigo in Bergamasca, esattamente vado in Valle Imagna, dove cerco di incrociare il mio amico Gigi Poletti, che sta compiendo l'impresa di prendersi il brevetto dell'Everest in Rome. 10K di dislivello in un tempo massimo di 36 ore. Vado a cercarlo. Quando saremo in Roncola, o meglio salendo verso Roncola, sono curioso di vedere il tramonto, che punto sarà, se sarà capace di regalarci uno scorcio meraviglioso ancora una volta. E mi fanno compagnia 40 amiche le mie carte. A farmi compagnia non sono, come nel caso di Claudio Baglioni, le 40 amiche, cioè le sue carte, ma sono il piatto di pasta e i due biscotti con la marmellata che ho necessariamente mangiato prima di partire, perché i tempi erano quelli. Quindi sono qua con me che mi tengono compagnia. Alimentazione non perfettamente corretta, ma si procede. Eccola alle mie spalle la Roncola, una delle salite più pedalate della Bergamasca. Qui dovrei, ai piedi della Roncola, dovrei incontrare il mio amico Gigi. Ho mal di gambe a pensarci, ho anche mal di gambe normalmente. E una cista grossa come un melone sul ginocchio, ma si va! Raggiunto il paese di Almenno, è qui che abbiamo il nostro appuntamento. Mi riposo un po'. Chi è Gigi Poletti è presto detto. È un ultra cycler dell'Alta Val Seriana, grande amico con cui ho condiviso due esperienze di lunghe distanze, appunto come Parigi-Brest-Parigi, 1200 km, o come la 1001 miglia di 1600 km. Gente concreta, gente che ha rispetto, il mio ideale di compagno, insomma, spettacolo. Quindi parlavamo del brevetto che sta inseguendo Gigi, il brevetto di Everesting che lui ha già fatto nella formula normale, quindi quella dell'8848, cioè si sceglie una salita qualsiasi e si ripete tante volte quante servono per raggiungere un dislivello di 8848 metri, che è appunto l'altezza dell'Everest. L'Everest in Rome invece non prevede la stessa salita, prevede però 10.000 metri di dislivello ed è un brevetto da concludere in un tempo massimo di 36 ore, coprendo almeno 400 km. Roba insomma un po' per gente che ha un livello un po' alto di fatica, di sopportazione, di determinazione, come mio amico Gigi del resto. Esattamente in questo punto startano i 7.000 metri che portano al passo della Roncola, con un dislivello di circa 530 metri. Pendenza media è quella del 7%, con punte che si avvicinano intorno al sesto chilometro al 9%. Ero certo che si andava anche in doppia cifra di questa salita. Boh, vediamo. Rapporto massimo 27 dietro e ho un 36 davanti. Dovrebbe ampiamente bastare. Con l'amico Gigi sono stato chiaro. Se mi stacca salire dalla Roncola finisce male. No, volevo essere chiaro. In realtà sono anche un po' emozionato quando aspetti il tuo campione sulla strada che sta per arrivare, insomma. C'è anche un po' di emozione. E così finalmente siamo sulla Roncola e con me c'è l'amico Gigi Poletti. Eccolo qua. Gigi, allora, quanti chilometri hai già fatto fino adesso? Sono 107, 4 ore e 26 di bici, dovrebbero essere circa 2 mm di dislivello.
Sono partito alle 4 da Clusone, sono sceso al lago Viseo, ho fatto prima salita sotto collina, poi Colle Gallo, Santuario di Altino, Ganda, Orezzo, sono sceso da Selvino, sono passato per Città Alta e adesso sono qui con l'amico Robby a fare la roncola. Spettacolo! Qua il tramonto sta regalando un panorama meraviglioso, ve lo faccio vedere. Prima il tuo brevetto Bergamo con amo scritto in maiuscolo. Cosa c'è dentro questo brevetto? C'è un po' quello che abbiamo passato in questo storico periodo piuttosto triste, e ho pensato di fare questo brevetto Everest in Rome, farlo tutto interamente in provincia di Bergamo. Quindi tutte le salite sono qui in Bergamasca? Tutte in Bergamasca. Arriverò a San Marco stanotte, scenderò per fare poi Colle di Zambla, andare a Valcanale, Spiazzi, tornerò a Clusone, andare in Val di Scalda e al Vivione. Ma quanti chilometri quest'anno messi nel sacco? Da gennaio sono circa 7.000. 7.000 chilometri. Un po' di lunghi li ho fatti, un po' di dislivello l'ho fatto. Quindi neanche eccessivamente tanti, è proprio no. La tua fibra di ultra cycler navigato. Gli anni sono 55. 55. Se tu ti alleni troppo non recuperi più. Non recuperi più. Allora ho deciso di fare un giro lungo da 7-8 ore a settimana e poi fare magari ancora diviso in 3-4 sere. Ancora un giro, ancora un 200-250 km, non di più, perché sai benissimo, tu sei molto più esperto di me, conosci il ciclismo, conosci il fisico, non bisogna neanche esagerare troppo, sennò si arriva troppo stanchi. Roncola salita per passisti scalatori, il record qui è di Vladimir Belli, mio caro amico. Ovviamente Gigi, gli amici, non ti hanno voluto abbandonare, hanno deciso di condividere con te questa esperienza insieme a Claudia. Sì, è vero Robby, la dimostrazione della tua presenza qua, dopo una giornata di lavoro e la sveglia domani mattina presto, sei qua ad accompagnarmi in roncola. È vero la sveglia, no! Non dovevo ricordartelo. Comunque è vero, queste avventure... Alla fine tu mi conosci, lo sai che avrei preferito farla in solitudine, però allo stesso tempo condividerla con gli amici, quelli veri, ti dà una carica in più e è bello condividerlo con loro. Soprattutto stai regalando a tutte queste persone un momento di emozioni forti e che porteranno anche loro, insomma, nel loro bagaglio di esperienza. Possono fare grazie a te. La tua forza. Sì. Tu l'avresti in Rome, qualcosa di un po' complicato, però va bene, proviamoci una volta, poi vediamo come vada vada. Ogni vetta è una piccola conquista. Adesso grande obiettivo. Grande Gigi. Roncola c'è. Thank you.
Quindi sosta in Roncola, il tempo di fare e di mettersi l'attrezzatura per la notte e poi ripartirà alla volta della discesa di Bedulita e da lì a compiere il suo brevetto. Spettacolo comunque, è sempre bello. Poi gli amici della Crew che lo seguono, spettacolo. Le strade le conosco, no, ma non posso più. Mangiare qualcosa ho mangiato. Il GB, QS, sì. Il QS ce l'ho in tasca, che se mi serve ce l'ho. Buona! Ciao Roby! Ciao Gigi! Ciao. Buon proseguimento, in bocca al lupo! Ale! Quindi l'amico Gigi è ripartito alla volta della discesa di Bedulita. E qua sono i ragazzi con Claudia, ragazzi la moglie, volta. La ragazza una volta, che lo seguono, è la sua crew. Che lo sta assistendo, lo assisterà tutta la notte. Grandi emozioni per tutti e anche per voi. Yeah. Grazie, avanti, via. Grazie, Roby. Ciao, buonanotte. Buonanotte, capito? Nottata. Buona nottata. Vamos. Bene, lasciato Gigi e i suoi amici, assetto notturno, si fa rientro verso casa. Il mio video finisce qui. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Che cosa buona e giusta. Buonanotte a tutti.